Buongiorno a tutti, sono Ciro Lorenzo, responsabile del settore dello spinning per l'azienda Tubertini e oggi siamo a fare un video veramente speciale. Siamo nel parco di San Rossore. Siamo nel parco di San Rossore a fare un video di spinning da terra e ringraziamo il parco per questa opportunità che ci sta dando. Vorrei presentare le persone che sono qui con me stamani mattina, che sono il comandante del parco e la signora Franca e il signor Lorenzini Marco, che sono qui con noi stamani mattina a darci una supervisione del parco per quanto riguarda questo filmato, a far sì che possa essere fatto nel migliore dei modi. Insieme a me ho anche degli amici. In un secondo momento arriverà un personaggio del tutto speciale, una persona a me cara. Un ringraziamento speciale veramente al Parco di San Rossore, al signor Giuntini che ci ha dato questa opportunità e a dopo, a più tardi. Grazie, buongiorno. E con noi stamani mattina a pescare a spinning in questo meraviglioso posto c'è Federico Bertelli, in arte Freddy, grande pescatore. Ne vedremo delle belle e si spera in un pesce veramente grosso, perché le condizioni sono ottime, c'è il mare grosso. La marea in questo caso sta montando e ci dovrebbero essere le condizioni veramente perfette per prendere un pesce importante o almeno divertirsi con qualche cattura. Nel frattempo pescheremo i nostri pesciolini e insomma ne vedremo delle belle. Dai, a più tardi, ciao! Andiamo a pescare e cerchiamo di avvicinarsi sul greto del fiume in modo e maniera più silenziosa possibile, perché ora, fine parole, fine discorsi, si comincia a pescare. La passione per la pesca è nata fin da bambino. Il primo tesserino di pesca, per esempio, in acque interne, lo fece all'età di 8 anni. Mio padre mi portava di solito in fiumi anche di sotto all'argine, spesso in spalle. Spesso andavo anche a pescare sulle coste tipo Calafuria, a spalle, mi portava giù per il pendio e pescavo le salpe, per esempio.
per anni ho praticato, diciamo, la pesca bolognese o a feeder, e anche delle volte anche la tecnica all'inglese. E da un po' di anni, da circa 7-8 anni, mi ha colpito la malattia dello spinning, che è perché è una pesca di ricerca, è una pesca che praticamente devi fare il predatore del predatore e non sai mai quando abbocca e anche cosa abbocca, soprattutto se pesca a mare aperto, lanciando l'artificiale sulla schiuma. All'improvviso ti prende, senti questo colpo alla canna, quindi è molto emozionante, diciamo, molto adrenalinico. Questo posto non è un posto dove tassativamente uno viene e in automatico fuori pesci, perché giustamente qui dentro, in questo canale, i pesci si muovono, non stanno assolutamente fermi. Quindi cosa succede? Se un branco di muggini si sposta, allora si può trovare la fila di spigole 4/5, 3, 2, quelle che sono, anche grosse, che gli vanno dietro. Quindi se in questo momento si sta lanciando e non c'è muggine abbrancati, non c'è foraggio, è ovvio che qui davanti stiamo pescando l'acqua al 100%. Quindi non è tassativo e scontato che uno viene qui e in automatico fuori pesci. Ci vogliono le circostanze. Questo è un posto che ci vogliono le circostanze. La marea ha fatto alle 9 e siamo già 1 ora e mezzo/2 nella fase discendente dall'alta marea alla bassa marea, quindi dovrebbe essere buono in queste 2 ore per avere un paio di mangiate, e dovrebbe essere buono nel culmine della bassa marea, che sarà alle 16, in cui i pesci, avendo più ossigeno, entrano in attività, si muovono, si spostano, vanno a mangiare e cacciano. Ora vediamo se le circostanze ci danno le catture che diciamo dovrebbero in teoria darci, però ritorno a dire, non è un posto dove, non è un acquario, per parlare bene, non è un acquario, non è un posto dove i pesci ci stanno tutto l'anno e ce n'è in quantità industriale. Sono pesci che si muovono in su e in giù, ci sono dei pesci importanti qui dentro, ci sono veramente dei pesci importanti, però non è un acquario, lo torno a ripetere, e questo voglio che le persone lo sappiano. Allora, nonostante, diciamo, la mia patologia, che dall'età di 4 anni mi costringe su una sedia a rotelle, la grossa passione sia per la musica che per la pesca non mi è mai fermata, quindi tante volte anche in situazioni di pesca affronto anche dei posti che sono quasi improponibili con la carrozzella, quindi con l'aiuto di qualche amico si riesce anche a attraversare barriere abbastanza improbabili, come andare a pescare anche su dei muretti dove magari spacca l'onda e rischi anche di essere investito. Siamo spostati dal punto dove eravamo prima, siamo venuti a provare il mare aperto, vedendo le condizioni di mareggiata in questo momento piena, attivissima, per vedere se qualche pesce era intorno alla schiuma. È ovvio che le condizioni sono più che estreme, perché il mare sta montando minuto dopo minuto,
E niente, due o tre lanci veloci, nessun tipo di mangiata, nessuna cattura. Ci spostiamo e rientriamo un altro pochino dentro per vedere se nell'arco della giornata si riesce veramente a prendere una regina, a prendere un pesce, perché la vedo dura. Comunque vediamo, dai, più tardi. Pescare qui nel parco di San Rossore è bello, anche nel senso che anche uno torna dopo una giornata e non ha preso nulla, però si gode lo spettacolo, diciamo, della natura, no? Di tutta la selvaggina che popola il parco e magari anche diversi tipi di volatili che ti trovi magari mentre sei in pesca, anche sul fiume, magari che predano anche gli stessi pesci nell'acqua. Quindi è un piacere soltanto anche venirci e fare una passeggiata, diciamo. Bellino. Bellino. Bel pescetto.
Dopo le catture fatte di oggi, diamo la fine a questo video che ci ha fatto durare veramente tanta fatica. Dopo 7-8 ore di pesca è stata dura, perché i pesci ci hanno dato una mano al 30%. Comunque è ovvio, vado a fare una piccola presentazione alla nostra nuova attrice. Abbiamo un'azienda che è il Viral, e oggi è il 18 mm 30 libre, ha fatto sì che potessi pescare con finale dello Shock Leader, che è questo nuovo filo che abbiamo in azienda, che è il Momoi Soflex. Io ho adoperato il 28,6 mm, un filo made in Japan, completamente 100% fluorocarbon, con una densità e un carico di rottura altissimo, vale a dire questo filo regge tantissimo l'abrasione e l'usura sullo strisciamento del sasso. In questo caso, essendo in un posto come questo, il filo strisciava e passava, l'esca passava dentro alla struttura della roccia. Veramente un filo eccezionale, che anche da altri test e da altre catture fatte in bocca d'arno mi ha dato la proprietà di capire che ha una robustezza veramente alta. Poi vado a presentare come ultimo oggetto in casa Tubertini Ryobi Viral, che parte dalla versione 1000 fino ad arrivare alla versione 5000. Questo è un mulinello con 5 cuscinetti più 1. È un mulinello completamente anodizzato per la salsedine, ha una buonissima fluidità veramente, e fa sì, con questa manovella e con questa pallina a fine manovella molto capiente per avere una presa diretta sulla girata, ad avere una sensibilità polso, canna e esca molto, molto compatta. Un mulinello che per la pesca spinning lo consiglio davvero, eccezionale. Mulinello Viral. Treccia, è ovvio che vado a fare un recapito a Ryujin, che è la nostra treccia ormai in azienda, che è una treccia che non ha più bisogno di presentazioni. Lui ci pesca tanto per quanto riguarda le mangianze, e la imbobina una volta, la tiene un anno intero prima di rimbobinarla. È una treccia che chi ce l'ha si leva delle soddisfazioni veramente eccezionali per quanto riguarda la distanza di lancio. Questa è stata una giornata speciale, e sarà un Seabass Program del tutto speciale, che ci ha fatto divertire, ha fatto sì che lui stesse con noi e si divertisse e si, diciamo, potesse pescare con tutte le sue tecniche, sia la gomma che il duro, e provasse anche le nostre nuove attrezzature. Un saluto a tutti, da Fede, da Beppe, da mio padre e da me. Ciao!